Parto da dove ha concluso Onorio. Devo dire che alcuni di voi me l'hanno sentito ripetere troppo, però lo ripeto. Questo paese dal 92, quando è stata abolita la GESCAL, non ha messo in campo nessuna politica pubblica sulla casa. Abbiamo riprovato con la legge sull'emergenza abitativa dell'anno scorso, più volte citata da Onorio, e ancora con la stabilità di quest'anno, a provare a introdurre una politica pubblica che abbia un obiettivo. L'obiettivo è quello di rispondere al bisogno di cui si parlava prima, cioè al fatto che ormai gran parte del lavoro dipendente, ma già prima della crisi, gran parte del lavoro dipendente non trova più e non trovava più sul mercato né case in proprietà né case in affitto a costi accessibili e sopportabili. Quindi la scelta che abbiamo fatto per la prima volta in questo paese, perché questo è il paese dell'82% di famiglie che hanno la casa in proprietà, abbiamo scelto di incentivare l'affitto e di incentivare l'offerta di case in affitto a canoni concordati. Per fare questo abbiamo preso una serie di iniziative. Con la legge sull'emergenza abitativa abbiamo abbassato la cedolare secca al 10%, cioè fino ad ora, fino al 31 dicembre del 2017, chi affitta il proprio appartamento a canone concordato, e a Milano è appena stato rinnovato l'accordo, può avere solo il 10% di tassazione sul reddito della casa. Scusi. E ci abbiamo aggiunto con questa legge di stabilità, magari alla Camera riusciamo a fare ancora meglio, con un emendamento al Senato abbiamo aggiunto il fatto che chi affitta non paga l'IMU, ha uno sconto del 25% sui mutasi. Quindi stiamo cercando di creare vantaggi per chi mette le case in affitto a canone concordato. Lo stesso vale per la questione che poneva prima Onorio, cioè ci sono molte case vuote, sfitte, perché la crisi ha colpito anche gli immobiliari. Dare la possibilità a chi acquista per mettere in affitto a canoni concordati di avere agevolazioni fiscali sia nella formulazione del contratto sia rispetto alla tassazione in generale è un altro modo per favorire il fatto che ci siano più case sul mercato per mettere in affitto a canoni. E questo è un pezzo del lavoro che abbiamo fatto. Buonasera. Buonasera. Tenendo conto che accanto a questo al Senato abbiamo introdotto un ulteriore. Il governo ha proposto la legge di stabilità, lo sapete, abolendo la TASI sulle prime case, sulle abitazioni principali e escluse quelle di lusso. Abbiamo aggiunto al Senato che la TASI non la pagano neanche gli alloggi sociali, quindi né l'edilizia residenziale pubblica, né le cooperative a proprietà indivisa, né tutto ciò che entra negli alloggi sociali, e questa sarà una ricaduta positiva sugli inquilini. Però la cosa è ancora sulla riduzione della TASI, abbiamo aggiunto un punto che adesso va migliorato perché la ragioneria ci ha fatto uno scherzo, però la norma oggi dice che chi affitta, chi ha una casa di proprietà che non abita, l'unica casa di proprietà che non abita perché vi abita il figlio, oppure un figlio che ha una casa di proprietà, che l'unica casa di proprietà che non abita perché ci abita il padre, sono molti casi di questo tipo,
quella casa viene considerata comunque, anche se il proprietario non ha lì la residenza perché ce l'ha il figlio, perché ce l'ha il padre, viene, se l'unica casa di proprietà, viene ritenuta abitazione principale e quindi anche lì non si paga la TASI. Questo è introdotto nella legge di stabilità. Un secondo punto riguarda i fondi. Noi con la legge sull'emergenza abitativa dell'anno scorso abbiamo rifinanziato due fondi che avevamo reintrodotto con la stabilità precedente, il fondo per il sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole. Con la stabilità noi rifinanziamo il fondo sulla morosità incolpevole, non ancora, ma credo che riusciremo a farlo, c'è il gruppo impegnato alla Camera, non ancora il fondo sul sostegno affitti. Faccio presente introduco questo argomento sempre per allacciarmi alle cose che diceva Onorio, perché il tema dell'agenzia, delle agenzie, è fortemente legato a questo tema qui, perché noi con la legge sull'emergenza abitativa l'anno scorso abbiamo deciso che i soldi del fondo per la morosità incolpevole e soprattutto del fondo per il sostegno affitti possono essere usati dalle agenzie, cioè usciamo dalla fase in cui i soldi venivano distribuiti a pioggia alle famiglie, spesso con risultati non soddisfacenti, perché tanti si distribuivano pochissimi soldi che non riuscivano a dare un sostegno reale, e finanziamo questa agenzia, Milano si è appena costituita, Milano Abitare, col compito di trovare soluzioni, primo, lo diceva Onorio, per non far mandare via la gente che non ce la fa più a pagare, quindi l'agenzia garantisce con fondi propri che ai proprietari che gli affitti vengano pagati e possano essere anche pagati in futuro, ma anche la possibilità di favorire un incontro tra questa domanda e un'offerta che si crea anche stando in rapporto con la cooperazione sociale, le cooperative, creando anche opportunità abitative. Quindi questa è l'altra questione che abbiamo introdotto e che sta nel capitolo politiche per l'abitazione, così come la scelta, che io credo sarà implementata nei prossimi mesi, di investire su l'edilizia residenziale pubblica e di investire anche anche in rapporto al tema delle periferie, che avete visto si sta ponendo con grande forza, anche il Presidente del Consiglio ha posto con grande forza, anche perché è evidente che il degrado, la contrafflittualità che lì si è creata, per esempio in molte periferie francesi o belga, o che possono crearsi e ci sono anche nelle nostre periferie, sono temi che vanno affrontati. Noi abbiamo fatto due investimenti su queste, tre scelte su questo. Primo, abbiamo già fatto la scelta di mettere 400 milioni in 7 anni per ristrutturare gli alloggi vuoti pubblici, per darli subito alle persone e rispondere alla domanda abitativa. Questa cosa oggi la acceleriamo, nel senso che quest'anno la stabilità mette subito 170 milioni a disposizione di comuni e ALER, che dovranno mettere in fila l'elenco degli alloggi e su quella base riceveranno finanziamenti per sistemare gli alloggi e rimettere a disposizione degli assegnatari. Secondo, il Consiglio dei Ministri 2 settimane fa ha messo 25 milioni a disposizione degli interventi sulle case popolari, ora discuteremo anche con i sindacati come utilizzarli. Terzo, abbiamo fatto una scelta che da tempo auspicavamo, da tempo abbiamo provato con emendamenti a realizzare, che oggi c'è, cioè dare la possibilità alle ALER di godere dell'ecobonus.
L'ecobonus è la possibilità per tutti gli interventi di efficientamento energetico, voi sapete quanto sarebbe utile diminuire i costi del calore o tutte quelle spese vengono restituite in 10 anni per il 65%. È chiaro che questa cosa, se la possono fare anche le ARE, e con la legge di stabilità c'è scritto che lo potranno fare anche le ARE, vuol dire avere più agio, più possibilità di fare interventi sulla ristrutturazione e quindi sull'efficientamento energetico e quindi sul degrado, perché sappiamo bene che c'è un patrimonio degrado. Detto questo, io siamo stati sul pezzo della legge di stabilità, fino adesso non ho ancora avuto modo di leggere e di approfondire la proposta di legge regionale. Sto alle cose che ha detto Onorio, che mi sembrano assolutamente giuste. Io voglio dire però, sottolineare una cosa che già è stata detta. Restano, mi pare, se no chiariamocelo, due dei difetti principali che aveva la legge 27. Il primo è che la legge 27 prevede che la gestione di un patrimonio degradato, che spesso ha bisogno di manutenzioni non soltanto ordinarie ma anche straordinarie, viene affidata a risorse che devono venire nella sostanza dai canoni. Avevamo detto che era impossibile allora, il risultato è stato che è stato impossibile, è aumentata la morosità perché sono aumentati i canoni ed è diminuita la qualità perché comunque i soldi per fare manutenzione non ci sono state, però questo principio non viene riguardato. Secondo, continua a non esserci il principio, se non per le fasce di protezione, della sostenibilità del canone. Cioè, io credo che, l'avevamo già proposto, e credo che nella legge del PD ci sarà sicuramente, cioè bisogna fissare il 20% era la quota definita, cioè non può andare oltre il 20% del, fuori dalle fasce di protezione del reddito, il canone, o io direi la somma tra il canone e le spese per gli inquilini. Ora, sono due principi giusti, nessuno ci dirà che sono sbagliati. Il problema è che per scrivere in una legge bisogna fare una scelta che si continua a non fare, e che è paradossale, perché nel momento in cui c'è stata anche adesso, quando abbiamo discusso la riforma costituzionale, c'è stata un'insistenza forte da parte delle regioni perché la questione della casa e dell'abitare restasse in capo alle regioni, restasse materia, sapete che non ci sono più le materie concorrenti, quindi materia attribuita alle regioni, è un patto. I due problemi che ho posto si risolvono se la materia resta alle regioni, ma le regioni ci mettono dei soldi dal bilancio pubblico. Cioè non si può avere una competenza e aspettare soldi soltanto dallo Stato. Come avete sentito, stiamo provando a metterci più soldi e c'è un'attenzione nuova sul tema, però i due problemi che ho posto si affrontano e si risolvono solo se passa il principio che una parte del bilancio regionale deve essere destinato anche all'edilizia residenziale pubblica.